Riprendiamo la parola al segretario generale per l'appello, grazie. Allora, il consigliere Vavassori è lì. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavanna, sempre Assente. assente, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, assente, Vavassori, assente. Allora sono 23-2. Sì. Allora, consiglieri presenti 23, assenti 2. La seduta è valida. Qualcuno, andiamo subito con la dichiarazione di voto. Assessore, vuole intervenire, vuole fare il punto della situazione? Va bene, allora andiamo con la dichiarazione di voto. Allora, la parola all'assessore Sì, Marini, prego. allora, se non ho capito male, l'impegno è su almeno due punti sollevati di ritrovarsi a tempo debito in commissione ed approfondire l'esistenza o meno di documenti dichiarati che fino ad ora non sono stati negli atti del comune ritrovati. No? E quindi, come dire, finché la pubblica amministrazione mi insegna il mio segretario che si esprime attraverso atti, finché non ci sono quelli, signori, le dichiarazioni sono molto peregrine. Le mitologie poi, quindi li cerchiamo, fino adesso non sono venuti fuori e poi ne discuteremo. Così come discuteremo del costo e della convenzione che è in itinere, che non è ancora sottoscritta e per la quale mi sembra che qualsiasi dichiarazione anzitempo sia prematura e un interessato processo alle intenzioni. Che lascia il tempo che trova, devo dire, sarà oggetto di successive discussioni. L'unica cosa, no, io ritengo che non è vero che ci sia stato, come dire, non trasparenza, rispetto a tutta la questione del trasporto pubblico locale. Certamente l'attività e i tavoli di confronto, di crescita, penso reciproca, di scontro talvolta, qualche volta anche di provocazione, di come dire, strumentalizzazione. Sia testimonianza di una diversa modalità o comunque una modalità con altri punti di vista di confronto con un gruppo di cittadini, di comitati e con i due sindacati inquilini che hanno presieduto il tavolo. Da questo punto di vista no, non mi sembra siano accettabili le idee
i giudizi di un diverso modo di l'invito a un diverso modo di lavorare laddove questo diverso modo rinfaccia una chiusura e una autoreferenza in particolare degli uffici da questo punto di vista. No, questo secondo me non può essere affermato. Per quanto riguarda invece i temi, rimando a prima, se le dichiarazioni troveranno riscontro o bene, se come fino adesso è avvenuto, ben venga, perché è un elemento in più che ha il Comune di Sesto. Se invece non ci sono, come fino adesso le ricerche hanno dato esito, beh, insomma, teniamo conto di una imprecisione nella dichiarazione di un privato cittadino all'interno di una commissione. L'impegno comunque è di riapprofondire tutti e due i temi sollevati dalle mail che ho appena letto all'interno della Commissione. Grazie. Grazie all'assessore Marini. Direi di andare subito con la dichiarazione di voto, iniziando col gruppo Giovani Se Stesse, la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, il nostro è un voto favorevole a questa mozione perché riteniamo che abbia toccato tanti punti che interessano i cittadini. Ringraziamo il Comitato per quello che ha portato all'attenzione, sono sicura che comunque in commissione poi ne potremo discutere e approfondire meglio. Grazie. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, noi votiamo favorevolmente anche perché io sono proprio personalmente, sono uno di quei casi di persone che hanno preso multe, nonostante avessero pagato il biglietto quanto comunque avrebbero dovuto. E niente, poi questa sera c'è stato questo incontro col comitato che oltre ad essere interessante ha tirato fuori dei contenuti che faranno partire evidentemente un altro tipo di percorso, è stato anche simpatico e colorito e non si è macchiato di linguaggi politichesi, per cui è stato anche divertente. Grazie. Grazie a lei. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Noi siamo favorevoli, però con un piccolissimo appunto per il futuro, cioè prepariamoci perché sembrerebbe che la spending review, chiamiamola come vogliamo, sta preparando dei grossissimi tagli al trasporto locale. Quindi, cioè, dispiace dirlo perché probabilmente non è la ciliegina sulla torta, però probabilmente oltre alla commissione di documenti che ci sono o non ci sono, di convenzioni che ci sono o non ci sono, forse dobbiamo prepararci a qualcosa di più ciccia e di più palpabile, che è cercare di capire come saranno le nuove tariffe a fronte di questi nuovi tagli. Grazie. Grazie. Gruppo misto, consigliere Landucci. Sì, grazie. Il voto è favorevole, però io credo che bisogna mettere due punti molto chiari. Restiamo in attesa di ricevere la vecchia convenzione che è stata stipulata a suo tempo, non so se col Comune di Milano, con ATM, con entrambi, al momento della costruzione del prolungamento della linea 1 della metropolitana, perché questo finalmente farà chiarezza su qual è lo stato dell'arte per le tariffe della metropolitana. Diverso il discorso della nuova convenzione, che invece riguarda il trasporto locale, praticamente quello che è della gara vinta da ATM, e io credo che qui, dove prima c'era il consorzio di trasporto, dove c'è ATM, e devo dire che qui certo io chiederei all'assessore Marini e alla presidente della seconda commissione di portare avanti un lavoro di semplificazione, perché secondo me questa distinzione tra il trasporto della metropolitana ATM per Milano e, come dire, e poi questo consorzio ATM, SITAM, un caos che ci ha fatto vedere praticamente incomprensibile, sottolinea un po', secondo me, quella che da sempre è l'ottica sbagliata ad oggi di ATM, cioè che ci sono i trasporti di serie A, quelli che arrivano in Piazza Duomo in qualche maniera, e poi ci sono i trasporti di serie B e oltre, che sono quelli che non toccano
il centro di Milano. Quindi qui o riusciamo ad aggiustare questo o purtroppo questa seconda parte di trasporti è fortemente penalizzata e penalizzante, perché io capisco quello che dice il comitato, però la mia esperienza di Sestese, l'esperienza di Sestese da 40 anni, l'esperienza di tutti noi, dice che questo trasporto di serie B è talmente male organizzato che normalmente non lo usa quasi nessuno. Ecco, quindi è chiaro che qui bisogna cercare di arrivare a una soluzione migliorativa e che forse io in questo non sono tanto d'accordo col collega Nossa. Secondo me non è una questione di aumentare le tariffe, ma come avevamo proposto noi nel piano urbano del traffico, di razionalizzare le linee. Perché secondo me non si può più pensare un trasporto con la concezione dell'inizio degli anni 50, perché purtroppo mi sembra che questi sistemi extraurbani funzionano con una testa che è una testa che oggi non funziona, non va bene. Per cui io, quando siamo venuti stasera, abbiamo incrociato due pullman che giravano serenamente vuoti. C'era uno della 713 che ha fatto una mirabile fermata lì all'angolo della metropolitana, poi ha girato per via Fiorani andando, nel frattempo ne è passata un'altra che non ho capito che è entrata, non ho visto bene il numero, in via Cesare da Sesto, ma era chiaro che erano completamente vuoti. È chiaro che quello, Moreno, è un costo intollerabile oggi. Continuare a far girare autobus vuoti è un costo che oggi la collettività non può più sostenere. Quindi dobbiamo anche avere il coraggio di affrontare questi problemi, perché non esiste che c'è un pullman da 50 persone, c'era solo l'autista, che tutto contento girava, che non so, cioè, ci costa, se ne sale uno, ci costa come se girasse con 20 taxi, come nel film di Fantozzi, insomma. Cioè, è chiaro che è così, no? Quindi bisogna cercare di trovare una via di razionalizzazione, perché sennò alla fine il sistema collassa. E quindi non ci sarà più niente per nessuno. Questo, quindi chiedo all'assessore Marini questa attenzione per la serie B, perché questa convenzione di cui si parla è la convenzione di serie B e questo vale naturalmente anche per la Presidente della Commissione. Guardare con coraggio anche ai cambiamenti, perché voler mantenere un sistema con un'architettura che forse a livello ideale va bene, ma che a livello concreto, a costi insostenibili, oggi non si può più. Quindi questo è un invito, restando in attesa della vecchia convenzione, che aspettiamo di avere. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci, gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Allora, come diceva il consigliere Cremonesi, noi voteremo a favore della mozione. E vorrei cogliere uno spunto che mi sembra di cui abbia discusso il consigliere Rivolta in commissione, di coinvolgere anche gli altri comuni, e di questo mi faccio anche portavoce per quanto riguarda i gruppi del movimento sugli altri comuni, che possono essere Cinisello, Cernusco piuttosto che Brugherio, di presentare la mozione in modo tale che anche loro, con ovviamente le dovute correzioni del caso, possano portare avanti il discorso, perché è ovvio che se siamo solo noi di Sesto a portare avanti delle richieste, visto che non ci hanno ascoltato più o meno fino ad oggi, non continueranno anche magari a non farlo. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Prego. Favorevoli, grazie. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente. Direi che il dibattito, a mio parere, è stato proficuo, perché il tema del trasporto è un tema che non può ridursi soltanto all'analisi e alla votazione di questa mozione. Il nostro gruppo è favorevole. Abbiamo tutti insieme, credo, percorso un momento di confronto che ha portato all'elaborazione di questa mozione, che si presenta completa allo stato dell'arte, ovviamente, però credo che quanto emerso successivamente, sia nel confronto con il comitato che ha voluto incontrare i consiglieri, sia dalle parole dell'assessore,
Credo che il tema dei trasporti urbani per quanto riguarda la nostra città meriti ulteriori approfondimenti. Condivido il ragionamento della consigliera Landucci e ricordo anche una cosa, che dati statistici rilevano che il fatto 100, i fondi stanziati dalla Regione per i trasporti, il 60% è per l'area urbana della città di Milano, il 40, quindi 1,5 milioni di abitanti, e il 40% va a coprire tutto il restante territorio. Di certo il voto che noi diamo è un voto favorevole con convinzione, perché riteniamo che alcuni argomenti siano superiori a quelle che sono le parti politiche, e quindi credo che sia un senso di responsabilità da parte di tutti dimostrare anche una certa unitarietà di intenti tra minoranza e maggioranza, augurandoci che ci possa essere lo stesso atteggiamento da parte della maggioranza su temi da proposte della minoranza. Grazie. Grazie. Consigliere Caponi, gruppo Partito Democratico, la consigliera Pennasi, prego. Grazie Presidente. Indubbiamente il tema dei trasporti è un tema complesso, molto ampio. Questa mozione riguardava una parte dell'ampio tema dei trasporti, che era quella legata alle tariffe, che in sé tra l'altro è molto complessa. Infatti noi abbiamo messo giù una serie di punti e probabilmente dovremo approfondire. Ci tenevo a ripercorrere un po' quello che è stato però il percorso. Cioè, c'era una mozione che è arrivata in consiglio, proposta da un consigliere di maggioranza. Avremmo potuto farla passare con i nostri numeri così, probabilmente sarebbe rimasta, come dicevo nel mio intervento iniziale, un po' debole, senza nulla togliere al lavoro del consigliere Gianvecchio che l'ha proposta, però appunto, visto la complessità, c'è stato un nostro disponibilità e interesse ad andare in commissione ad approfondire coi tecnici, a condividere tra noi consiglieri. Questa non è una mozione di una parte politica, l'abbiamo fatta insieme, alla fine i punti li abbiamo messi giù insieme in commissione, e ad ascoltare anche i cittadini che erano presenti. Questo è il risultato, quindi dal mio punto di vista, probabilmente non esaustiva, però uno strumento che diamo all'amministrazione più forte di quello che era, sapendo che la maggior parte delle competenze non sono nostre. Il tema dei trasporti in generale è un tema di competenza più regionale. Ci sono poi ovviamente degli aspetti legati a chi gestisce il trasporto pubblico, che è l'ATM per il Comune di Milano, e quindi sapendo che quello che noi possiamo fare, anche unendoci ad altri comuni, cercare di arrivare con delle proposte, con una loro forza, sia nel contenuto tecnico, sia nella proposta politica, quindi votata in questo caso all'unanimità, ovviamente politicamente più forte, per cercare di portare le nostre proposte, le nostre istanze su dei tavoli dove non siamo noi a decidere. Ecco, questo è un po', diciamo, il percorso di questa mozione. Poi in commissione è vero che sia da alcuni consiglieri, sia da alcuni cittadini presenti a cui è stata data la parola, sono emersi altri temi importanti, la semplificazione, strumenti alternativi magari più moderni, più adeguati alle esigenze, più efficienti, per poter integrare il sistema dei servizi pubblici, rispondere a dei bisogni magari specifici senza sprecare, eccetera. E si era infatti detto che, così come abbiamo fatto in passato, perché il tema delle linee pubbliche era già stato affrontato, ci è stato segnalato che le soluzioni non erano ancora state applicate, abbiamo detto non le trattiamo questa sera in commissione, se no non chiudevamo il lavoro che era importante della mozione, ma per essere concreti abbiamo cercato di arrivare a una chiusura e abbiamo detto ritorneremo, e così faremo. E devo dire che io trovo questa valorizzazione delle commissioni comunque un lavoro importante, perché lì si lavora in modo un po' meno demagogico, un po' più concreto, per cui raccolgo la proposta di ritornare sia quando si troveranno i documenti, le convenzioni su questo tema, sia sul tema che era già stato proposto della, appunto, ancora non riorganizzazione delle linee che erano state modificate, sia su altri temi che vorranno essere proposti. Chiedo sempre di lavorare in commissione con approfondimenti, se avete degli esperti da proporre, qualcuno da coinvolgere anche di esterno, facciamolo, ma devo dire che mi sembra che dal punto di vista nostro, che avremmo potuto fare un percorso molto più snello, tutto sommato abbiamo dimostrato la serietà di voler affrontare i problemi, confrontarci e arrivare con un lavoro concreto e non con la bandierina da sventolare, come purtroppo troppo spesso le mozioni alla fine risultano di essere. Il nostro voto è ovviamente favorevole. Grazie.
Grazie alla consigliera Pennasi. Quindi a questo punto mettiamo in votazione la mozione numero 1 presentata dal consigliere Gianvecchio. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. Passiamo alla mozione numero 2, presentata dal consigliere Nossa, relativa al bilancio partecipativo. La parola al consigliere Nossa per illustrarla, grazie. Sì, grazie, buonasera. La leggo perché vi è scritto praticamente cosa significa il bilancio partecipativo, gli obiettivi e quant'altro. Premesso che il bilancio partecipativo nasce formalmente nel 1989 in alcune città brasiliane, in particolare a Porto Alegre, in Italia ha fatto il proprio ingresso principalmente dopo il primo social forum mondiale svoltosi a Porto Alegre. Bilancio partecipativo è un procedimento attraverso il quale i cittadini contribuiscono a stabilire le modalità di assegnazione di una parte delle risorse a disposizione dell'ente. In Italia molti comuni hanno introdotto il bilancio partecipativo come meccanismo di redazione di una parte del bilancio di previsione. Si sono già diffuse e continuano a diffondersi pratiche amministrative ispirate alla democrazia partecipativa nei diversi settori dell'amministrazione. Generalmente sono gli enti comunali a promuovere i bilanci partecipativi. Considerato che l'istituzione del bilancio partecipativo è una forma di trasparenza e partecipazione delle scelte della propria amministrazione, facilitando così il confronto con la cittadinanza e promuovendo scelte e decisioni condivise. I principali obiettivi che il bilancio partecipativo persegue sono di fondamentale importanza e sono coerenti con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del sindaco della nostra città, dove vi è scritto che l'amministrazione avrà una particolare attenzione nel prevedere percorsi partecipativi specificatamente dedicati al bilancio comunale, sperimentando accanto al bilancio preventivo e al conto consuntivo, che rispondono a doverosi obblighi di legge, il bilancio di genere, il bilancio sociale e il bilancio ambientale. Quindi, se viene approvata questa mozione, si impegna la Giunta Comunale a promuovere e intraprendere un'azione politico-amministrativa reale e concreta atta a deliberare l'introduzione in forma sperimentale dello strumento del bilancio partecipativo per l'anno 2013, perché è un anno che è stata presentata, e di adottare questo strumento in modo permanente per gli anni successivi, quindi dal 2014. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, come già detto e anticipato in questa presentazione della mozione dal consigliere Nossa, il bilancio partecipativo è un procedimento attraverso il quale la cittadinanza, in un ambito predefinito, contribuisce a stabilire le modalità di assegnazione di una parte delle risorse economiche a disposizione dell'ente. Favorisce la partecipazione diretta dei cittadini alla vita del proprio comune, consentendo loro di fare una proposta su parte dei fondi messi a disposizione dal comune, il quale si impegna a recepire e realizzare la proposta stessa. A me è piaciuta molto questa frase inserita nella mozione, dove il consigliere Nossa citava che in Italia molti comuni hanno introdotto il bilancio partecipativo come meccanismo di redazione di una parte del bilancio di previsione. I principali obiettivi che il bilancio partecipativo persegue sono, ad esempio, facilitare il confronto fra il comune e la cittadinanza per promuovere scelte e decisioni e in più coinvolgere i cittadini stessi nel processo della gestione pubblica attraverso forme di democrazia diretta, creando una cultura della partecipazione, favorendo lo sviluppo di una cittadinanza maggiormente attiva. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi.
chiesto la parola la consigliera Teormino. Ne ha facoltà. Prego. Grazie, buonasera. Allora, è una mozione sulla quale ovviamente noi siamo concordi, fermo restando che il principio della democrazia diretta è sicuramente un principio che ha delle caratteristiche positive. Non ci nascondiamo però che c'è una difficoltà poi nell'attuazione di questo, del bilancio partecipativo, partecipato, insomma come preferiamo chiamarlo, e riguarda la difficoltà nel aiutare i cittadini in questo percorso di partecipazione. Ci sono molti comuni che lo hanno già fatto, tra cui c'è per esempio Cinisello Balsamo che è vicino a noi, ma c'è anche il comune di Modena, di Parma, di Reggio Emilia, no? Che hanno già dei percorsi sperimentati e che hanno ottenuto anche dei discreti risultati. Abbiamo anche l'aggravante, se vogliamo, che non essendoci più i quartieri e quindi le circoscrizioni, chiaramente ci viene a mancare un livello di partecipazione, ma nella stessa maniera però il Comune di Sesto è avvantaggiato perché ha tanti altri piani attraverso o comunque tante altre realtà attraverso i quali i cittadini possono partecipare. Faccio un esempio: la consulta dello sport, l'ufficio di piano e quindi la collaborazione con le associazioni, con i cittadini che partecipano, realtà che sono presenti e operanti sul territorio. Il bilancio partecipato infatti prevede, e insomma è anche un po' un gioco di parole, la partecipazione di cittadini che operano in vari campi o settori, può essere per esempio cittadini che si occupano del territorio, dell'ambiente, piuttosto che di problematiche relative alla salute, all'educazione, o anche che si dividono per categorie professionali e quindi cittadini che hanno esperienza nel sindacato o che fanno gli imprenditori o che diversamente sono studenti o sono uomini o sono donne. Cioè sono diversi piani attraverso i quali è possibile concretizzare questa partecipazione. La cosa che probabilmente aiuta il nostro comune, ripeto, c'è tutta una serie di partecipazione stratificata che è esistente in questa città da diversi anni e che può essere un valore aggiunto ed un percorso che facilita ad arrivare, insomma, in un futuro sicuramente breve ad un bilancio partecipato. Grazie alla consigliera Teormino. Chiesto la parola il consigliere Foggetta, ne ha facoltà, prego. Sì, allora molto semplicemente. Allora, innanzitutto nella mozione, e trovo positivo, sta proprio questa dichiarazione per cui si parte con una sperimentazione che poi va ad essere la cosa che viene standardizzata successivamente, quindi si può fare un tentativo e poi riformulare per cercare di arrivare a un risultato che sia quanto più possibile il migliore. Si colloca quindi questa sorta di sperimentazione accanto a quelle che sono le proposte già fatte di sperimentazione per il futuro di bilanci di genere, sociale e ambientale. Perché si arrivi all'attuazione di un bilancio partecipativo, come si sta dicendo e come è nella teoria delle cose, sono necessarie una serie di operazioni che avvicinino ulteriormente l'amministrazione alla cittadinanza. Alcune di queste sono già state fatte, in alcuni casi già adesso si stanno interpellando cittadini o comitati di cittadini per cercare delle soluzioni ad alcuni che possono essere problemi di questo o di quel quartiere, o anche semplicemente miglioramenti, non necessariamente risoluzioni dei problemi. E invece mi viene da pensare, nella mozione stessa sta scritto che questo tipo di documento trae origine dalla città, dalla zona, dalle città di periferia intorno a Porto Alegre e da Porto Alegre stesso. In alcune di queste città della periferia di Porto Alegre c'è l'usanza di, una di queste è Canoas, è vero che comunque stiamo parlando di un contesto completamente differente, stiamo parlando di città di 300.000 abitanti e passa e di un contesto economico completamente differente, anche se ultimamente il Brasile non è che
se la passi completamente bene. Certo che quando decidi di fare Olimpiadi, Mondiali e Sagre della Porchetta ovunque, poi ti prendi quello che la gente arriva a polemizzare e dirti. Però comunque in questa città, la città di Canoas e alcune altre città della periferia di Porto Alegre, c'è istituita questa cosa, questo modo di fare, per cui ogni settimana sindaco e giunta si spostano in uno dei quartieri per parlare con la cittadinanza e ascoltare i problemi di comitati, le argomentazioni di comitati, associazioni e anche singoli cittadini. È una cosa che mi ricorda molto quello che è già stato fatto l'anno scorso, che aveva preso il nome di riunione congiunta, se non vorrei sbagliare in questo momento. Adesso logicamente non sto chiedendo agli assessori, non vorrei incappare nelle loro ire, di andare ogni settimana in giro, ogni sabato mattina in giro per Sesto a parlare, a discutere, però potrebbe essere istituita una di queste riunioni congiunte in vari momenti dell'anno, può essere due o tre volte, quindi migliorare e implementare ancora questa che secondo me era stata una buona iniziativa. Comunque per la dichiarazione di voto già gli dico siamo favorevoli. Grazie al consigliere Foggetta. Lasciamo aperto ancora per gli interventi. Chiesta la parola alla consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. La proposta di bilancio partecipativo credo che faccia parte di un percorso un po' diverso da quello che stiamo facendo noi e da quello che ogni giorno ci troviamo ad affrontare nel nostro ruolo di amministratori. Parto dal presupposto che sicuramente è un grande atto di democrazia e che potrebbe diventare uno strumento per ricoinvolgere la gente nelle scelte dell'amministrazione. Potrebbe sicuramente essere un ottimo strumento di ascolto e di condivisione dei problemi reali del territorio, ma soprattutto, punto che noi abbiamo espresso parecchie volte anche in questa sede, chi più di chi vive realmente un giardino, una via, una categoria, studenti, commercianti, eccetera, eccetera, può evidenziare a un'amministrazione quali sono i punti di forza e di debolezza su un determinato problema. Detto ciò, leggo l'impegno che il consigliere Nossa chiede all'amministrazione, dove il 2013 purtroppo ormai è andato, e dove devo dire che con molto dispiacere che di partecipazione ne ho vista ben poca sui vari argomenti. Ho visto tante prese di posizione sia in questo consiglio comunale che poco ascolto anche nei confronti dei comitati, che hanno cercato magari contattando il consiglio comunale o contattando comunque i capigruppo e i vari gruppi di portare il loro pensiero su determinati temi che interessavano il loro quartiere o problematiche che vivevano direttamente. Faccio un esempio, visto che il consigliere Foggetta ha nominato i comitati. Nel quartiere dove sia io che lei viviamo, il comitato aveva presentato delle richieste specifiche sulla viabilità, di cui comunque nella convenzione non è stato tenuto minimamente conto. Quindi mi piacerebbe capire se prima facciamo e poi ascoltiamo, oppure se ascoltiamo e poi insieme con i cittadini troviamo la soluzione. Può essere comunque che argomenti come quelli del Comitato Bergamello o come quello del Comitato del Restellone siano particolarmente impegnativi e implichino dei temi di difficile partecipazione anche da parte dell'amministrazione. Però anche su molte interrogazioni che sono state fatte in questo anno, proprio l'altro giorno noi come gruppo le stavamo riguardando, anche su temi dove, anche su banalità, io lo ripeto perché mi fa veramente sorridere questa cosa. Quando avevamo fatto presente che i cittadini della Rondinella ci avevano detto che avevano un totem in mezzo a due panchine e che le persone anziane si devono sporgere per parlare, non mi sembrava una roba così difficile da risolvere, basta sbullonarlo e spostarlo un filino più in là, però il totem da un anno e mezzo è ancora in mezzo alle due panchine.
Beh, io credo, consigliere Nostra, che questa mozione sia proprio sua, nel senso che sia proprio intimamente sua, fa parte del suo modo di essere, ma che da quello che ho visto nella mia breve esperienza di questo anno e mezzo appartiene un po' poco alla squadra con cui lei ha deciso di giocare. Non riusciamo ad ascoltarci fra di noi, facciamo fatica comunque a prendere in considerazione le proposte che facciamo anche noi come gruppi, che dovremmo essere rappresentativi di un certo numero di cittadini. Mi domando come possiamo andare poi in mezzo alla gente e cercare di prendere delle decisioni comuni. Fino a questo momento, di quello che lei propone questa sera, io non ne ho visto traccia. Quando ci saranno proposte più concrete da parte dell'amministrazione e una voglia di coinvolgere la cittadinanza più concreta, prenderemo in considerazione l'argomento. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Prego. Grazie, Presidente. Vabbè, noi siamo favorevoli a questa mozione. Io individuo comunque alcune criticità, perché quando si parla poi di democrazia partecipativa, io spesso e volentieri ho fatto riferimento al fatto che non sono una brutta cosa i comitati, anzi sono una cosa molto utile, perché la gente spontaneamente si organizza e vuole interloquire con l'amministrazione o comunque con le istituzioni in genere. Però è anche vero che quando si decide di spendere una parte del denaro pubblico, cioè fare un bilancio destinando delle risorse, far decidere ai cittadini come destinare quelle risorse, qual è la difficoltà? Fare in modo che effettivamente chi decide sia rappresentativo, che rappresenti veramente tutti, perché spesso e volentieri non è il caso del comitato di Cascinagatti, non è il caso magari dell'associazione Sottocorno, di altre associazioni che effettivamente hanno un seguito abbastanza cospicuo, però spesso e volentieri chi si muove non è detto che sia effettivamente rappresentativo del quartiere, della zona, o che comunque possa decidere magari di una parte cospicua di risorse, perché se poi effettivamente si vuole fare col bilancio partecipativo, fare in modo che alcuni di questi soldi vengano spesi e vengano distribuiti poi ovviamente nelle varie parti della città, bisogna veramente assicurarsi che quello sia il volere. Che quello sia il volere della cittadinanza e che sia effettivamente una scelta rappresentativa di tutti. Non è una cosa banale, secondo me, perché la difficoltà di questa cosa sta veramente nel far sì che quelle risorse vengano spese e che chi decide come vengano spese, chi viene, perché sennò altrimenti diventerebbe semplicemente una semplice consultazione. Cioè io, come si diceva, consulto i cittadini ogni 3x2, gli dico questi soldi dove li metto, oppure questa cosa come la faccio, però a quel punto non ho più un programma. Sono stato eletto dai cittadini, faccio parte di un'amministrazione, non ho più un programma, continuo a consultare i cittadini, continuo a fare delle consultazioni che non portano effettivamente a realizzare delle linee programmatiche e sono semplicemente, come ho detto spesso anche quando si parlava di democrazia diretta per quanto riguarda il referendum, secondo me è un'anomalia politica. Tutto sommato, quando si parla di partecipazione, soprattutto in questo momento in cui le risorse sono veramente esigue, come si è detto più volte, i comuni soffrono dei tagli fatti dal governo centrale e spesso e volentieri, come si faceva riferimento l'altra volta anche alla mozione su un albero per ogni nato, bisogna effettivamente assicurarsi che poi i fondi che magari sono stati istituiti da leggi fatte magari 10, 15, 20 anni fa effettivamente esistano. Quindi la mia attenzione vuole essere posta su questo argomento in questo modo. Cioè, stiamo veramente attenti, perché di soldi ce ne sono pochi e quei soldi che si spendono dobbiamo stare veramente attenti a come vengono impiegati. Mi sono incartato un po' alla fine, però penso che il concetto grossolanamente si sia capito. Si è capito molto bene. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Il bilancio partecipativo è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città. È un esempio di attuazione della democrazia diretta.
consiste di fatto nell'assegnare una quota variabile del bilancio di un ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'amministrazione. La proposta che viene fatta con questa mozione prevede quindi che i cittadini si possano esprimere attraverso i meccanismi della democrazia diretta su come gestire e applicare sul proprio territorio una parte del budget di bilancio comunale. Per realizzare il bilancio partecipativo però è importante che vengano coinvolti quantomeno due attori e devono essere ovviamente coinvolti i cittadini e il modo migliore è attraverso l'organizzazione di incontri pubblici, secondo noi, durante i quali possono esporre e precisare quali siano i bisogni, ad esempio, del loro quartiere, in modo da poter indicare quali siano i problemi reali che necessitano di un intervento immediato e in modo da stabilire delle priorità. Deve essere coinvolta ovviamente anche l'amministrazione ed è il secondo attore fondamentale in questo team, diciamo, di lavoro, che oltre ad ascoltare le proposte e le richieste presentate dai cittadini deve fornire le informazioni tecniche, legali e finanziarie necessarie, senza però intervenire in merito, cioè il merito deve essere della proposta e quindi di chi la fa. Sarebbe per intenderci inutile discutere della realizzazione di un progetto per il quale l'ente sa già che non ci sono i fondi. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato favorevole a qualsiasi strumento possa dare ai cittadini la possibilità di esprimere la propria opinione, anche in fasi molto lontane dalle elezioni amministrative. Riteniamo che i cittadini debbano essere coinvolti molto più spesso nella gestione della città e non solo ogni 5 anni. Non si può parlare di partecipazione solo in campagna elettorale. Con questa mozione di fatto si chiede che ogni singolo cittadino, le associazioni e i comitati possano e siano in grado di poter avanzare proposte utili alle realtà locali e che queste proposte poi vengano di fatto realizzate. Per far sì che questo possa avvenire sarà però necessario trovare un modo per poter riattivare i vecchi consigli di zona. Ovviamente non si possono riattivare nel senso vecchio, ma bisogna portare avanti il progetto che credo un anno fa era stato discusso in commissione con il presidente Vavassori, di riattivare quei sistemi di consulte di cittadini che vadano proprio a portare all'attenzione dell'amministrazione i problemi delle singole circoscrizioni. È sicuramente un fatto. Attuare in questo momento il bilancio partecipativo, dove le risorse economiche scarseggiano e dove già alcuni assessori ci hanno fatto presente che i fondi per il 2014 per fare qualcosa di più scarseggiano e sono pochi, è una grande sfida. Ciononostante crediamo che questo metodo sia uno di quelli fondamentali per realizzare la reale partecipazione che tanto viene invocata da tutti quanti noi e nella quale tutti quanti noi crediamo. È vero però che la complessità di tale applicazione avrà bisogno di un confronto con l'amministrazione e con tutte le forze politiche presenti. Pertanto proponiamo di fatto, suppongo che succederà così, nel caso in cui questa mozione dovesse passare all'unanimità, cosa di cui noi auspichiamo, non tanto all'unanimità, che venga fatta Una commissione durante la quale si inizi a discutere del regolamento per poter attuare il bilancio partecipativo, perché la cosa fondamentale non è dire siamo a favore del bilancio, ma è dire quanto del nostro bilancio vogliamo disporre, quale percentuale vogliamo che venga disposta al fine di essere poi partecipata dalla cittadinanza. Pertanto confermiamo il nostro completo appoggio alla mozione presentata da SEL, condizionato da quest'unico fattore, che nella maniera più giusta e corretta si dialoghi nel rispetto di tutte le posizioni e che si possano produrre poi dei risultati per far scoprire ai cittadini che cosa vuol dire partecipare alla vita pubblica. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Chiesto la parola il consigliere Nossa. Ne ha facoltà, prego. Sì, grazie. Io volevo aggiungere qualcosa e volevo, visto che sono tra virgolette il redattore finale di un gruppo che è SEL, di questo bilancio partecipato, rispondere a qualche perplessità o a dare dei suggerimenti / consigli di come procedere. Ne ho sentiti parecchi e secondo me tutti validi questa sera. Innanzitutto volevo ringraziare la consigliera Iosa per quello che ha detto, perché
magari non penso sbagliato, però l'ho visto come un complimento, forse visto che ci conosciamo anche da tempi non sospetti, questo mi fa sicuramente piacere, perché vuol dire che insomma non dei percorsi fatti in precedenza hanno, come dire, lasciato traccia ed è bello. Sicuramente è una sfida. Il bilancio partecipato è una sfida, ed è una sfida che non si può perdere in un momento in cui i soldi sono centellinati, perché vengono direttamente delle quote del bilancio dell'ente, alcune quote di bilancio dell'ente in alcuni capitoli, vengono fatti decidere direttamente dalla cittadinanza. Quindi il fatto di chiedere se è meglio fare una fontana, o se è meglio magari fare un parco giochi, o se sia meglio fare un tipo di ciotolato piuttosto che un altro, e spostare certe risorse o ampliare certe risorse, secondo me è dovuto in questi momenti e avrà delle corrispondenze a breve notevoli. Io dico che è una sfida da accettare, ed è una sfida che a comuni a noi vicini o anche lontani hanno portato avanti e che sono partiti con l'1% del proprio bilancio e sono arrivati al 10%, non l'hanno completamente tirato via, anzi l'hanno decuplicato nel giro di 4-5 anni. Quindi sicuramente i risultati si toccano con mano e è un percorso che tantissime città continuano a ribadire e portare avanti. E a beneficio di questo vorrei aggiungere che è dal 1986, anno in cui è nato il mio primo figlio, quindi vabbè, adesso sapete anche quanti, come una delle migliori, l'ONU ha riconosciuto il bilancio partecipativo come una delle migliori pratiche di governance urbana, l'ONU, non la Forti e Liberi, ecco, quindi stiamo parlando di un qualcosa di serio, ed è il procedimento attraverso il quale i cittadini sono chiamati a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse economiche a disposizione dell'ente o di una parte di esse, sottolineo una parte di esse. Questa mozione era stata presentata un anno fa circa, esattamente 11 mesi e 20 giorni fa. E avevo sentito con moltissima gioia l'assessore al bilancio, che per altri motivi questa sera non è presente, dire, quando si parlava del bilancio di previsione, queste testuali parole. Ultimo strumento nel mio elenco, il bilancio partecipativo. È interesse dell'amministrazione favorire ed ampliare la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, e su questo non ho mai avuto dubbio, anzi ho sempre avuto riscontranza di questo, alle scelte da assumere sui temi di interesse generale e favorire il coinvolgimento della cittadinanza sui progetti territoriali. Quindi si parlava di bilancio partecipato già un anno fa, ed era un impegno questo, il 25 giugno del 2013. Io a questo punto ho detto dentro me, la tiro via, visto che si è già preso questo impegno, o la lascio? L'ho lasciata, e con l'andare del tempo in effetti non ho visto questa, come dire, sperimentazione mettersi in atto e mettersi in moto, quindi forse la mozione può essere, come dire, un incentivo, una spinta a far sì che ciò che è stato detto venga tradotto in pratica, ma cosa di cui sono convinto. Il bilancio partecipativo, come dicevano degli consiglieri intervenuti prima di me, è uno strumento che promuove la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, quindi li avvicina tantissimo. L'ente locale assegna una quota al bilancio, di bilancio, alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'amministrazione per modificarle e o integrarle. Quindi dico per modificarle o integrarle, non per ascoltarle, sono due cose diverse. Oltre a questo, come diceva anche il consigliere Cremonesi, è un fantastico esempio di democrazia partecipativa e diretta, poi ribadito anche dalla consigliera Franciosi, perché l'attuabilità di politiche e la fattibilità di interventi sul territorio sono determinate dalla copertura finanziaria, che può essere, come dicevo in precedenza, essere maggiore o minore a seconda del periodo di sperimentazione. Attraverso il bilancio partecipativo è inoltre possibile costruire un rapporto diretto tra cittadini e la governance locale, riavvicinare le persone e l'elettorato alla politica e al governo del territorio. Non dimentichiamoci che le ultime amministrative della nostra città al primo turno ha votato solo il 57% e al ballottaggio il 39% degli aventi diritto al voto. Quindi questo potrebbe essere, come dire, un richiamo della foresta, permettetemelo in questo senso. Comuni a noi vicini hanno già messo in pratica delle alternative ai consigli di quartiere.
che sono dei consigli di partecipazione. In grosso modo parlo di Colonio, che stanno lavorando già da diversi anni. Potrei parlare di Cernusco, potrei parlare di tantissime cose. In effetti bisogna trovare il metodo di come creare queste condizioni senza far sì che ci sia una votazione, che ci sia un finanziamento di questi consigli di partecipazione. Però mi sembra di intuire che l'assessora che sta lavorando su questo pezzo sia a buon punto e a breve probabilmente sentiremo qualcosa. Il bilancio partecipativo rappresenta uno strumento privilegiato per favorire e superare le tradizionali forme solo consultive, a mio parere divenute insufficienti, viste le ristrettezze dei bilanci comunali. Un conto è consultare, un conto è decidere e dire cosa fate, sono due cose ben diverse. Forse c'è anche, come dire, un ritorno maggiore per chi porta avanti delle idee, il fatto di essere solo consultato invece di dire fate voi. Sono due cose, secondo me, notevolmente diverse. Il bilancio partecipativo offre il suo maggiore contributo nel prendere decisioni su obiettivi di politiche territoriali, proprio perché con ciò i cittadini decidono non solo delle priorità tematiche di investimento o le singole opere da realizzare, ma quello che alla fine si costruisce collettivamente, che è il bene comune della città, cioè il fatto di avere contribuito a creare qualcosa e sentirsi come una panchina, come se l'avessi costruita io. Quindi con le debite proporzioni vi è anche un aspetto, diciamo, di interiorità, passatemi il termine, verso questa panchina, se così si può dire. Chiamare i cittadini a condividere le scelte che riguardano la loro vita e il loro futuro è la strada maestra, a mio parere, per creare nuova fiducia nella politica e nelle istituzioni. Il suo finanziamento è diverso da città a città, ma sostanzialmente si tratta di decidere un percorso partecipativo, come si diceva inizialmente, comune, e poi da lì partire ed andare avanti. Non è complicatissimo, esistono dei percorsi di comuni a noi vicini già fatti, già in atto, basterebbe fare un copia e incolla, come si usa dire, e la cosa non è così drammatica. In comuni che hanno, diciamo, messo in atto il bilancio partecipativo con tutti gli strumenti del caso, quindi con mandare materiali tramite mail, usando il costo, costa circa 0,25 centesimi all'anno a cittadino. Quindi noi abbiamo 81.000 cittadini, a noi verrebbe a costare circa 20.000 euro, se fatto in maniera corretta, dato che chi vota e chi non ha 18 anni e meno dovrebbe arrivare in grosso modo sui 14.000 euro questo tipo di strumento. Se si usa non la carta ma si usa solamente l'email, l'utilizzo di questo tipo, non costa assolutamente nulla. Quindi questo era anche per rispondere a chi parlava di finanze, sapendo che però se viene fatto un giardino dai cittadini difficilmente viene rifatto perché non inutilizzato o poco utilizzato o perché magari è vicino a una curva o vicino a uno scarico di una fogna. Quindi questo è il cercare di stare attenti a queste situazioni. Quindi le valutazioni e le proposte dei cittadini quindi sono generalmente, come dire, non riguardano l'intero bilancio, ma una parte in particolare del bilancio, di un budget dell'ente, e quindi non tutti i capitoli di spesa, ma solamente alcuni tipi di capitoli di spesa. Noi siamo del parere che la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità per noi è un valore fondamentale, lo sarà sempre. Partecipazione diventa impegno e responsabilità quotidiana, un vero e proprio strumento di democrazia popolare diretta. Non bisogna dire voi cosa ne pensate, ma voi come volete spendere questi soldi. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante, ne ha facoltà, prego. Il bilancio partecipativo, abbiamo detto in più riprese, che è un processo decisionale che consente alla cittadinanza un'effettiva e diretta partecipazione nella definizione degli obiettivi e nella destinazione degli investimenti pubblici. La sua forza consiste nel tentativo di porre in equilibrio la democrazia diretta e la democrazia delegata, al fine di aumentare il coinvolgimento e la responsabilizzazione della cittadinanza nelle scelte riguardanti la comunità. Sperimentato da oltre 12 anni nella città brasiliana di Porto Alegre, Villa El Salvador in Perù, e in altre 200 città brasiliane di altri paesi, inizia oggi ad essere conosciuto anche in Italia.
Non esiste però un modo unico di bilancio partecipativo, né esso da solo può completare la sentita esigenza di momenti di partecipazione da parte dei cittadini, perché la sua conoscenza e il suo approfondimento possono senza dubbio contribuire ad una produttiva riflessione, sia sull'importanza di nuove forme di democrazia diretta, sia su come costruire esperienze simili in considerazione di particolari di un particolare ambiente socio-urbano di interesse. Nella mozione si parla di intraprendere un'azione politica amministrativa reale e concreta, atta a deliberare l'introduzione in forma sperimentale dello strumento del bilancio partecipativo. Però sarebbe opportuno, a mio avviso, approfondire l'argomento in una commissione. Dico solo due problemi, tanto per chiarirci. Quanto è importante approfondire il senso e la difficoltà di un bilancio partecipativo, per approfondire quindi gli aspetti tecnici, se si vuole dare risalto a quelli più umani del coinvolgimento e dell'entusiasmo, che sono imprescindibili, presupposti imprescindibili per ogni successiva applicazione pratica di questa esperienza di gestione urbana. Ma teniamo conto anche di come il nostro bilancio comunale, che a volte è incomprensibile per noi, e quindi il problema principale sarà quello di rendere comprensibile il nostro bilancio, renderlo leggibile e comprensibile all'esterno con facilità. Ecco, quindi ho detto solo due perplessità, due problemi. Secondo me questa mozione è importante e l'argomento da un punto di vista di principi va benissimo, però per renderlo concreto dovremmo trovare, va approfondito in una commissione, insomma. Quindi io mi auguro che questo discorso non rimanga solo nello stato delle buone intenzioni, ma che diventi qualcosa di più concreto. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Lasciamo aperto ancora per qualche intervento. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolta. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma in una certa misura trovo piuttosto originale che una mozione come questa, che si discute questa sera, ci sia chi dice che non si ascoltano, non si coinvolgono i comitati, proprio questa sera che abbiamo interrotto il Consiglio Comunale su una mozione che parlava di tariffazioni, di metropolitane, di via dicendo, per parlare di un tema che non c'entrava con la mozione. È abbastanza curioso, ma va bene, siamo in una serata direi piuttosto curiosa. Io voterò a favore di questa mozione, ma ci tengo a precisare una serie di questioni. Voto a favore perché evidentemente qualsiasi strumento che allarga la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini non può che vederci favorevoli. Mi viene da fare una battuta, scusate, perché io ricordo perfettamente il tempo in cui dall'Italia si andava a Porto Alegre per partecipare al Forum Mondiale. È stata una fase di un'epoca molto molto vissuta da una parte della sinistra. Io non sono mai andato. Porto Alegre era una città che per prima cominciò con questo strumento, era una città governata dalla sinistra quando tutto il Brasile votava a destra, ha cominciato a votare a destra quando tutto il Brasile ha votato a sinistra. Non vorrei, come dire, tocco legno, nel senso che no, lo dico, no. È così, perché poi, insomma, io continuo a credere alla democrazia rappresentativa, non semplicemente alla democrazia diretta, quella che delega, anche perché noi qui siamo rappresentanti di elettori e quindi siamo qui a rappresentare cittadini che ci hanno votato e che io credo ancora fortemente nella democrazia rappresentativa. Anzi, temo in alcuni casi la deriva della democrazia diretta, perché la democrazia diretta, in cui
uno conta uno, significa che nessuno si assume la responsabilità di fare la sintesi che tiene tutti insieme e che contempera le esigenze di tutti. Ma questo, diciamo, lo faccio come defaianza in una serata appunto piuttosto curiosa in cui questo tema è, questa mozione è l'occasione per discutere anche di che cos'è la democrazia. Io credo che poi qui ognuno di noi gioca una parte, soprattutto nei consigli comunali sulle mozioni, e che quindi venga facile dire che non si ascoltano i comitati, non si coinvolgono. Io vorrei che si facesse a un certo punto un elenco delle riunioni che sono state fatte a proposito della vicenda della Bergamella, degli incontri pubblici, degli incontri con i comitati, e che li si mettesse tutti in fila. Non sono sicuramente pochi. Non sono sicuramente pochi. Così come del fatto che nelle nostre commissioni consiliari si dà sempre voce anche ai cittadini che vengono, ai portatori di interesse, cosa non assolutamente scontata. Così come, per esempio, trovo originale che si dica che si parla nei quartieri, si va nei quartieri soltanto in campagna elettorale, quando l'anno scorso la Giunta, un anno di distanza dall'insediamento, ha fatto un giro per tutti i quartieri, incontrando i cittadini dei 5 quartieri di Sesto San Giovanni, e lì, come dire, ha raccolto indicazioni su, come dire, le cose da fare e sulle proposte. Alcune si faranno, altre non si faranno. Nel momento in cui si raccoglie l'indicazione, l'esigenza di un quartiere e si decide di intervenire rispetto a quella cosa, nella sostanza si sta facendo il bilancio partecipato, perché se tu raccogli l'esigenza di un quartiere di intervenire rispetto a una questione, scegli di dedicare a quella questione delle risorse. Non esiste una formula di bilancio partecipato. Questa sera vi stupirò, da ragione la consigliera Titta Ferrante, non esiste una formula precisa che è quella che codifica per sempre il bilancio partecipato. È come dire, nasce anche in una situazione, in una parte del mondo in cui, in Brasile per l'appunto, che usciva anche da un ventennio di dittatura dei militari, viene un po' dopo, ma insomma dopo una serie di vicende in cui tutte le forme, le organizzazioni della democrazia, dell'associazionismo e per esempio semplicemente la mancanza di corpi intermedi era forte, e quindi si sceglie una via molto diretta, ha un'origine, ha una situazione, ha una contestualizzazione precisa quella proposta. Insomma, in una città in cui ci sono, credo, 330 associazioni registrate, non so quante associazioni sportive, io voglio capire se l'interesse di un'amministrazione comunale è quello di riferirsi a cittadini, ad associazioni che mettono insieme più cittadini, o semplicemente ai singoli cittadini. È una cosa che secondo me va discussa, è oggetto di, come dire, perché poi invece ognuno di noi è soggetto partecipante a magari associazioni di categoria e quindi sceglie già di avere un rappresentante, di avere un corpo intermedio che si relaziona e che fa politica nella città. E quindi è un po', come dire, è un poco... fa parte appunto delle discussioni delle emozioni, quelle del, come dire, delle discussioni delle ambizioni, delle cose che ci mettono a posto la coscienza. Personalmente mi verrebbe da dire sempre, sarebbe buona norma, così come avviene in Parlamento quando si fanno delle proposte, che bisognerebbe, legate alle emozioni, ma questo appunto è sempre perché questa è una serata particolare, che le mozioni, quando si votano, quando si discutono, dovrebbero avere per esempio una proposta di copertura economico-finanziaria, perché se altrimenti qui ognuno viene qui, fa una proposta bellissima, e perché uno deve dire di no a una proposta bellissima? Qual è la ragione per cui uno dice di no a una proposta bella? Non dice di no, perché poi insomma siamo tutti a vendere la nostra merce qua fuori. Chi va a vendere dice no, guardate, io sono stato più responsabile degli altri, quindi la cosa bella non la voto perché non c'è la copertura.
E quindi anche su questo, perché poi noi facciamo scegliere ai cittadini che cosa spendere e che cosa non spendere rispetto a un capitolo. Bene, voi sapete che in votazione di bilancio, se si fa un emendamento, bisogna anche indicare, come dire, dal quale capitolo le risorse vengono tolte. Questa cosa la chiediamo ai cittadini? Non credo. Questo per dire che qualsiasi strumento che rafforza, come dire, la partecipazione va bene e ci sta, ma non esiste una codificazione e forse ci conviene invece ripercorrere gli strumenti che già normalmente in questa città avvengono, capire se su questi si deve e si può intervenire. Perché comunque abbiamo consulta dello sport, associazione di anziani, abbiamo una quantità di strumenti di partecipazione che sono, come dire, innumerevoli. Forse invece bisognerebbe fare, come dire, un check a tutti questi strumenti di partecipazione, perché il rischio vero è che molto spesso invece non incrocino i bisogni e le necessità delle città. Perché poi della città, perché poi il rischio opposto è esattamente il rischio vero è esattamente l'opposto, che rappresentino interessi e necessità di piccoli gruppi che sono forti e che quindi si presentano, come dire, in virtù di una partecipazione, di una sigla, a ottenere, ad incassare. Ci sta, è nel gioco della democrazia, ma è per questa ragione che lo strumento principale della democrazia è la delega e la rappresentanza. Dovrebbe una sana delega e una sana rappresentanza essere lo strumento. Poi non lo è, in parte a volte lo è, a parte altre volte lo è meno, ma non sempre, come dire, ma non è detto che per forza, come dire, debba essere l'altro strumento. Quindi ci sta, scegliamo da che cosa partire. Siamo in una città in cui, come dire, si coinvolgono i cittadini rispetto a colori delle scuole, casa dell'acqua. Nel momento in cui tu sposti la casa dell'acqua e indichi dove va messa, oltre a fare un referendum in cui gli hacker di Sesto San Giovanni si sono divertiti, però scegli di destinare delle risorse a una cosa, a una scelta, e scegli di portarla in un posto. Quelle risorse che sono state spese degli oneri di urbanizzazione per fare tutto il percorso partecipato degli orti della Bergamella, sono o non sono un pezzo di partecipazione e di scelta di come le risorse vengono e sono state spese? Ecco. Io non è che deve concludere così. Vado a chiudere. Credo che su questo dobbiamo, come dire, forse fare un passaggio tutti insieme, da condivido in commissione, o comunque sapere che questo, come dire, è più un auspicio, deve essere un auspicio. Perché se diventa il vincolo e buttiamo via tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, non facciamo un affare. Grazie a consigliere Rivolta. Lasciamo aperto per ancora per qualche intervento. A chiusura la parola al sindaco. Quindi non ci sono interventi, la parola al sindaco, prego. Grazie Presidente. Solo per mettere anche a me stessa un po' d'ordine nelle idee. Perché ho avuto l'impressione che nella discussione ci fosse un po' una sovrapposizione tra bilancio partecipativo e partecipazione rispetto ad alcune scelte. Solo per ricordare alcuni esempi micro, però macro per la vita delle persone che vivono in quei posti, soltanto da quando ci siamo insediati, adesso ne ho fatti una lista molto veloce, ma ne potremmo trovare altrettanti, anzi credo che inviterò tutti gli assessori a fare la lista di quanto del loro lavoro è stato un lavoro condiviso, partecipato, aggiustato anche nelle scelte dell'amministrazione. Però mi veniva in mente il progetto dei microgiardini, la risistemazione, ricollocazione dell'area Cani del giardino Corridoni, che forse nessuno qui interessa, ma che ha creato invece una lista, ci è arrivata una lettera con tanto di firme, di lamentele per com'era il progetto zapping delle microdiscariche,
e l'area di via Puccini, che è l'area verde che è stata riqualificata, dove gli abitanti di quel posto sono stati riuniti dall'assessore Iannizzi e si è deciso che cosa ci doveva essere in quella zona verde e cosa non ci doveva essere. Veniva ricordato adesso la collocazione della seconda casetta dell'acqua. Io però starei anche molto attento a pensare a un coinvolgimento dei cittadini che passa solo per gli strumenti informatici, perché noi abbiamo una composizione demografica di popolazione molto anziana e la dimostrazione di quanto queste persone vogliano essere coinvolte. Ce l'abbiamo avuto proprio con la casetta dell'acqua, dove abbiamo avuto tantissime persone che non hanno risposto con una mail o andando sul sito, ma sono andate direttamente all'URPA a consegnare manualmente la loro, depurati, come dire, tutti gli hacker che invece sono divertiti. Poi abbiamo avuto una quantità di persone, tantissime, che sono andate manualmente a portare la loro preferenza. Uno degli ultimi incontri che sono stati fatti dall'assessore Cagliani e dall'assessore Malrini riguarda un incontro col comitato del Restellone per la riorganizzazione di un tratto dell'area Gramsci-Gracchi. Mi viene in mente, veniva detto adesso, e secondo me viene veramente poco valorizzato da tutti noi, un'esperienza come quella della progettazione degli orti condivisi, che è stata ripresa da tutta la stampa nazionale e ancora 2 settimane fa è stato oggetto di una trasmissione su Radio 24, e a me ha fatto ovviamente da sindaco molto piacere, del tutto inaspettata. E l'ultima in ordine di intervento è stata la scelta dei cittadini che abitano in Marx 106, dove avrete letto che è in corso un importantissimo progetto di riqualificazione, ristrutturazione di quasi 170 appartamenti. Le persone che li vivono per 15 giorni vengono, come dire, sembra veramente un format televisivo, nel senso che vengono, la casa viene, gli arredi vengono accentrati, le persone per 15 giorni vivono in container che si trovano nel cortile, tutto ovviamente sorvegliato, la casa viene rimessa a posto perché non tutto è a norma, anzi molto non è norma, Marx 606, e poi rientrano. Finora la convivenza con un cantiere pesante, veramente pesante, è stata una convivenza assolutamente, come dire, che non ha creato problemi, e sono stati coinvolti tutti gli abitanti di quella casa per cambiare finalmente il colore, che quella roba lì era, per me, non so, metteva tristezza, quel grigio bulgaro, non so, veramente un po' angosciante. Sono state proposte delle possibilità e quello l'hanno scelto, come dire, il colore di casa mia lo scelgo io. Ecco, allora, un conto è la questione bilancio partecipativo, che ha una sua storia, anche un suo perché, e per l'altro vi preannuncio, ecco, per esempio, siccome appunto nel percorso di partecipazione ci sta che anche uno si muove, non soltanto che aspetta che le cose gli arrivino, e nel muoversi noi ci siamo mossi l'anno scorso rifacendo il giro nei quartieri, così come era stato fatto durante la campagna elettorale. Una delle questioni che venivano poste, per esempio, al villaggio Falck era quello del parcheggio dei residenti, riservato a seguito appunto della convivenza con i clienti dell'albergo. Ecco, vi preannuncio che da qui a poco noi andremo in quartiere con 3 proposte e condivideremo, o meglio, sentiremo dai cittadini, sulla base di quelle 3 proposte, quale verrà applicata. Allora, tutto questo in neanche 2 anni, e poi tantissime altre cose sono state fatte ancora. Allora, anche nel programma elettorale che abbiamo votato qui in Consiglio c'era inserito il bilancio partecipativo, però come dire, per far sì che non sia soltanto uno slogan, un qualcosa appunto su cui ciascuno di noi può mettere la bandierina, perché è una cosa bella, va bene. Bisogna avere anche la certezza di come si costruisce un bilancio, cioè noi ancora ad oggi non sappiamo con che risorse andremo a fare il bilancio di quest'anno, quindi il rischio è che quando poi lo voteremo è, come dire, già stato tutto deciso.
Conseguentemente io inviterei anche ad aggiornare questa politica dei bilanci partecipativi, e lo dico partendo proprio da un comune che è quello di Parma, non perché faccio riferimento ai Grilli, ma perché lo conosco, visto che ci vado spesso, e, dove lo sforzo che viene fatto appunto è quello, non è soltanto quello dei processi partecipativi individuando le priorità degli investimenti, ma anche quello di individuare quali sono le priorità dei tagli, e che forse oggi, mi spiace dirlo, è la cosa sulla quale maggiormente ci dovremo misurare, anche la priorità dei tagli sulla quale i cittadini dovranno essere coinvolti. Forse lì ci sarebbe, come dire, un lavoro molto, ahimè, dico, molto più partecipativo e molto più costruttivo da portare avanti. Grazie. Grazie al sindaco. Lo stabile di via Marx era 606, ecco, non 106. Cioè, sì, comunque tutti avevamo capito. Vabbè, a questo punto passiamo con la dichiarazione di voto, iniziando sempre dal gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa. Grazie Presidente. Ma una considerazione, non credo che questa sia una serata strana. No, non la ritengo una serata strana solo perché abbiamo dato ascolto al comitato, e quindi non è vero che i comitati non si ascoltano. Un esempio su tutti, Consiglio Comunale della Bergamella, 12 ordini del giorno presentati, 11 bocciati. Quindi i 12 ordini del giorno rappresentavano un lavoro svolto dal comitato in un anno e mezzo di tempo. A mio avviso questo non è ascolto. Prendo atto di tutti gli esempi positivi che ha espresso, che ci ha raccontato stasera il sindaco, anche se io l'ho già espresso in altre occasioni, rimango sempre della mia idea che è un ascolto che va verso, a senso unico, e va sempre e solo nella stessa direzione. C'è tanta altra gente che vorrebbe partecipare, vorrebbe condividere, probabilmente siccome non è inserita nei canali giusti, nei circuiti giusti, nelle associazioni giuste e nel settore giusto, purtroppo passa inascoltata. Il nostro sarà un voto contrario. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, allora, ho già detto prima che siamo favorevoli, quindi rubo questi minuti per rispondere alla consigliera Iosa, che prima mi ha un po' chiamato in causa. Adesso mi spiace aver parlare dopo di te, in questo momento ti do del tu perché parliamo più che altro come vicini di casa. Rispetto alla questione del totem in rondinella, vabbè, lì sì, ci si toglie il cappello e si dice sì, evidentemente questa cosa è andata nel dimenticatoio e si è persa. Rispetto alla questione del comitato Restellone, qui mi permetto un paio di puntualizzazioni, sì, Restellone, il comitato di Via Luini, mi permetto un paio di puntualizzazioni. Abbiamo fatto di recente, anche se non più tanto, una riunione nella quale sono state messe insieme una serie di istanze molto intelligenti, anche come quelle di cui parlavi tu prima, sulla viabilità e sui parcheggi e sulle strade, insieme a istanze che di serio hanno ben poco, come dire che non si può fare una moschea vicino a un ponte perché sennò ci sono gli attentati terroristici. Quel comitato in particolare, secondo me, paga il fatto di mettere tutto in un unico calderone e si va un po' a perdere quelle che sono invece le proposte che anche in quella riunione sono state fatte in modo intelligente. Mi associo però su questa cosa, ci tengo anche a tirare un colpo oltre che al cerchio anche uno alla botte, nel dire che però in quella riunione ci eravamo lasciati dicendo che ci saremmo visti da lì a poco. Questo poco sta durando un po' di più di quanto ci aspettavamo, quindi sono sicuro che da qui a poco l'assessore Cagliani richiamerà di nuovo questa seconda riunione. Comunque sì, ho già detto favorevole. Grazie consigliere Foggetta. Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Dunque io parlo e parlerò di bilancio partecipativo e non di partecipazione, nel senso che mi sembra che il coinvolgimento della partecipazione viene sempre chiesto a più mani e mai nessuno, e qui specchio in pieno ciò che ha detto la Giunta, andando nei quartieri o ricevendo i comitati o aprendo tavoli, non si è mai tirato indietro. Sto parlando di consulta.
Il bilancio partecipativo non è una consulta, è un delegare, ed è ben diverso, è un delegare impegni di spesa, non è cosa pensate. Cioè, vi va bene questa proposta, ma è voi cosa proponete, sono due cose diverse. Voi come spendete questi soldi, non a voi cosa pare di questo progetto, sono cose sensibilmente diverse. Faccio un esempio, anzi ne faccio due. Via Marx 606 non è bilancio partecipativo, è un'ampia, corretta e bellissima cosa che ha fatto l'amministrazione chiedendo cosa si pensava di fare di quel palazzo, ma non ci sono. Come spendo questi soldi? Sistemo il palazzo di Via Marx 606 o faccio un campo di calcio? Questo è un bilancio partecipativo, sono due cose diverse, ok? Esempio del bilancio partecipativo, 85.000 euro, ristoro P. Carmine. Vado alla rondinella, che si dice che vengono spesi, gli dico, io ho 85.000 euro, spendeteli come ritenete opportuno. Questo è il bilancio partecipativo. Se vado dicendo, li mettiamo qui o li mettiamo là, è una cosa stupenda, si fa, ci mancherebbe. Ma questa è partecipazione, condivisione, non è bilancio partecipativo. Questo è per essere chiari sulla suddivisione di quello che è. Un'ultima cosa, mi sembra che il consigliere Rivolta ha detto che abbiamo tante consulte, ha nominato anche quella degli anziani, mi sembra che la consulta degli anziani a Sesto San Giovanni non ci sia. Il nostro voto è favorevole, chiedo scusa se ho detto associazione. Grazie al consigliere Nossa, gruppo misto la consigliera Landucci, prego. Grazie, ma io, a me sembra che ci sia un po' di, come dire, un po' di maretta anche all'interno della maggioranza, mi sembra che, come dire, l'intervento di Nossa sia una risposta abbastanza puntuale all'intervento di Rivolta, il quale aveva detto cose sostanzialmente condivisibili, nel senso che di questo bilancio partecipativo che all'epoca dell'assessore Di Leva lo chiamavano bilancio partecipato, adesso usiamo un altro aggettivo, ma mi pare che sia la stessa cosa. Se ne è parlato tutti gli anni che Dio ha messo in terra, sempre con le mozioni, con tutte sempre regolarmente votate, passate e naturalmente passate in cavalleria. Perché quello che colpisce di questa cosa qui è la sua, come dire, mancanza totale di concretezza. Ora poi ancora maggiore, visto che non ci sono più neanche i quartieri. E quindi sarebbe ben difficile trovare delle voci che non siano voci terribilmente parziali, anche perché devo dire che io sono sempre colpita che tutto quello che chiedono i residenti è sempre il parcheggio gratuito, non so adesso chi ha parlato di parcheggi gratuiti, non so com'è, la istanza fondamentale è parcheggiamo una macchina gratis, che è un'istanza anche, come dire, per carità non c'è niente di male, però mi sembra che forse uno potrebbe anche pensare di volare un po' alto nell'insieme, oltre che a cercare il parcheggio gratuito. Quindi io penso che qui siamo di fronte ad una mozione che serve a un partito della maggioranza per cercare di, sgomitando, di far vedere che ancora si esiste, di non farsi proprio mangiare tutto lo spazio possibile dal nuovo Movimento 5 Stelle, quindi nel tentativo faticoso di mantenere una propria visibilità, sì, inventiamo numerose mozioni e dal bilancio partecipativo, adesso ci è ritornato fuori il testamento biologico, non abbiamo ancora fatto niente, fine vita, inizio vita, poi cosa c'era, le coppie di fatto e più che ne ha più ne metta, dove naturalmente l'amministrazione accetta con grande entusiasmo le registro le coppie di fatto, il registro del fine vita, cioè cose che non incidono minimamente sulla vita del comune, ma di fronte al bilancio partecipativo partecipato dice tante belle parole, dopodiché la dottoressa Orsetti fa il bilancio e continuiamo come prima. Quindi, cioè, credo che davvero ci siano esercizi di retorica elettoralistica che in un momento difficile per la vita dei cittadini forse, come dire, sono un po', come dire, la retorica supera il livello di guardia. Ecco, mi sembra che in questo caso l'abbiamo sicuramente superato il livello di guardia. Il mio voto è negativo, ma perché per la totale inutilità della cosa, no? Cioè, forse
consigliere Nosso, forse bisognava dire è la 20ª volta che facciamo la stessa mozione, tutte le volte facciamo gli stessi discorsi, Porto Alegre non se ne può più, cioè non l'hai fatto tu l'altra volta, l'hanno fatto, l'avrà fatto Angelo Gerosa, ma ne abbiamo sempre parlato, dai, cioè adesso Porto Alegre e la addirittura qualcuno c'è andato del nostro comune, forse 10 anni fa qualcuno è andato fino là all'assemblea di questo. Cioè, temo che gliel'abbiamo anche pagato, gli abbiamo anche pagato il viaggio, nell'attesa a Morabito, deve essere andato Morabito neanche da solo, forse in due. Cioè, perché il modo di buttare via i soldi del contribuente l'abbiamo sempre trovato. Cioè, basta, cioè, una cosa, anche perché, come diceva la consigliera Titta Ferrante, non si capisce niente di viaggio. Poi quando io sento uno che dice costa 0,25 centesimi, totale 14.000 euro, cosa volete che siano? Vabbè, cominciate a metterceli. Cioè adesso non è che sono pochi. E poi non è vero che costa solo così, perché nessuno conta mai il lavoro dei dipendenti che ci sono e che per fare questa roba qui devono essere distolti da altro lavoro. Se noi cominciassimo a fare, invece del bilancio partecipativo che non se ne può più, cominciassimo a fare un sano conto economico, per cui di ogni ora, di ogni cosa che si fa, compreso le fotocopie, contiamo non solo il costo della carta, ma contiamo il tempo di chi lo fa, forse cominceremo a capirci di più. Perché non costa 14.000 euro solize, che poi non so come sono contate le 0,25 centesimi a testa, non lo so, non so come siano fatti questi calcoli, li prendo per buoni. Ma bisogna mettere nel conto tutto il lavoro, compresa dalla dottoressa Orzetti, giù a cascata fino all'ultimo dei suoi dipendenti. E questo è un costo che paghiamo noi. E devo dire, per rispondere ad esigenze di pura retorica elettorale, non se ne può più. Infatti, adesso naturalmente tutti diranno che sì, lo votano, tutti con te, benissimo. Tanto sappiamo che questo è semplicemente carta straccia. Ci ritroveremo l'anno prossimo, tra 2 anni, è il stesso discorso. E però io sono convinta, adesso chiudo su, che domani ci sarà il solito comunicato stampa in cui dice Sela ha passato, ecco abbiamo approvato il bilancio partecipativo, meno male, come siamo bravi, adesso le elezioni europee, il 4% lo arriveremo, grazie. No, probabilmente no, vediamo, ci proviamo. E basta, insomma. Grazie alla consigliera Landucci, gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente, ma io mi trovo in completo disaccordo con quanto detto e sono posizioni diverse. Un piccolo appunto, secondo noi la politica rappresentativa e la democrazia diretta non devono andare in antitesi l'una con l'altra, ma devono riuscire a trovare il modo di essere complementari, di coesistere. È ovvio che non si può delegare tutto ai cittadini, anche perché sennò non avrebbe senso avere delle elezioni. Però io ritengo che parte della nostra attività potrebbe essere piccola, potrebbe essere sicuramente delegata. Ci sono diversi comuni che hanno utilizzato lo strumento del bilancio partecipativo per aumentare il coinvolgimento della cittadinanza e sono stati tutti esempi che hanno avuto dei buoni successi, per cui non vedo perché non provarlo. La mozione non si termina qua. Noi eventualmente voteremo la mozione stasera sul bilancio partecipativo. Ma questo determina, secondo noi, l'apertura di un percorso in commissione che porti prima di tutto alla definizione di un regolamento per poter attuare il bilancio partecipativo. Perché non si stanziano i fondi, non si fanno emendamenti al bilancio, ma si definisce una percentuale del bilancio da destinare a progetti proposti dalla cittadinanza, che sono due cose decisamente diverse dall'emendare un capitolo di spesa. Detto questo, il nostro sarà un voto favorevole. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Prego. Grazie, signor Presidente. Giusto due parole per condividere il ragionamento sia del consigliere Rivolta che soprattutto quello del sindaco, nel senso che quando si governa poi
tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro, nel senso che sono enunciazioni di stile quelle che abbiamo sentito stasera. Poi bisogna amministrare la città e ci sono i conti e ci sono le cose pratiche. E quante, in questo quadro economico, quante sono le somme poi effettivamente da poter destinare al libero arbitrio dei cittadini, perché poi sostanzialmente, nella sostanza, la proposta si racchiude in questo. A fronte di spese e di interventi sociali obbligatori da parte di un'amministrazione, e quindi ogni anno, come ci stava ricordando il sindaco, andiamo a chiudere un bilancio senza neanche sapere ancora esattamente quanto saranno gli impegni di spesa, e io dovrei provvedere anticipatamente a indicare una somma che deve essere impiegata a libero arbitrio dei cittadini per fare un tipo di intervento che essi medesimi devono decidere, senza che io, amministrazione, possa sindacare su questo e su le cui coperture poi io devo però trovare anche i relativi fondi. Io ricordo a me stesso, ma eravamo qua con, ho imparato in questi anni, con la consigliera Anducci che c'era prima di me e Nicosia soprattutto, qualche anno abbiamo tentato di fare inizialmente gli emendamenti, cosa assai complicatissima, pur rimanendo nelle stessi titoli e nelle stesse voci di spesa, eppur regolarmente l'Orsetti ci bocciava gli emendamenti perché non avevano l'equilibrio finanziario all'interno del bilancio medesimo. Quindi non è facile approntare tutto questo, soprattutto in un ambito normativo assai complesso qual è quello attualmente ancora dei bilanci comunali. La sua idea può essere positiva nel momento in cui c'è anche uno stravolgimento completo del modo di redigere i bilanci nelle pubbliche amministrazioni, si passa da questo tipo di sistema a quello delle società, allora già diventa molto più semplice poter avere delle poste dedicate specificatamente, e sicuramente da questo punto di vista si è più partecipazione, più controllo sociale attraverso una diversa forma appunto di controllo del bilancio medesimo. Del resto la partecipazione appunto dei cittadini alla cosa pubblica forse non è questo lo strumento idoneo, sicuramente è attraverso la rappresentanza che hanno nelle varie rappresentanze politiche in consiglio comunale e sicuramente attraverso l'istituzione di organi di consultazione, questi sì che devono essere implementati sempre e con maggior successo, perché è dal confronto semmai che possono scaturire quelle idee che possono essere anche trasposte poi dalla stessa amministrazione, da chi è preposto nel redigere e predisporre i bilanci, anche all'interno di queste voci e all'interno di questi titoli, inserire le richieste che via via sono emerse o che emergono dal confronto con i cittadini. Tanto è vero che spesso credo, come dovrà essere fatto in futuro, la stessa amministrazione spesso si muove sull'onda delle esigenze dei cittadini o di fasce della sua popolazione e quindi orienta il proprio bilancio sottraendo risorse magari più alla cultura, investendole più sulle famiglie perché è aumentato il numero della popolazione bisognosa, e questo non c'è neanche forse certe volte bisogno di consultarsi con i cittadini per sapere che queste sono le vere esigenze su cui i cittadini hanno bisogno e su cui bisogna intervenire. Ecco, io credo che la prudenza, diciamo, da questo punto di vista debba essere sempre usata. Poi, se uno vuole mettersi la coccarda, come si suole dire, ben venga, poi la realtà sostanziale è che il bilancio deve essere fatto e deve essere redatto soprattutto con i crismi e con le leggi attuali vigenti e su cui un'unica persona è delegata, che è il funzionario del settore economico, la dottoressa Orsetti. E qui chiudo. Grazie consigliere La Miranda. Gruppo verso sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, fatto salvo appunto le criticità che evidenziavo prima, il nostro voto sarà favorevole, anche se effettivamente penso che, come diceva prima il Sindaco Chittò, la parola chiave per i prossimi bilanci sarà quello di individuare veramente le priorità, perché siamo in una situazione veramente di difficoltà. Mi permetto una battuta al consigliere nostro, non so se l'ONU sa come sono messi i nostri comuni in questo momento, però veramente io penso che in futuro la nostra parola d'ordine dovrà essere priorità. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente.
Dopo questo, io cercherò di essere sintetico per sforare la mezzanotte, anche se le cose da dire sarebbero parecchie. Innanzitutto l'intervento della collega Tita Ferrante, secondo me, aveva centrato il tema ed era, sarebbe stato importante riportare l'argomento in commissione per ampliarne i contenuti. Alla luce del dibattito di questa sera, io dico una cosa, che se non fosse stato presentato dal consigliere Nossa, penserei che questa mozione possa rappresentare una mera strategia di carattere demagogico, ma proprio perché riconosciamo al consigliere Nossa una profonda onestà intellettuale e anche una stima personale, siamo convinti che sia in completa buona fede e creda e ci creda completamente nel contenuto di questa mozione. Dico questo perché gli interventi di alcuni consiglieri della maggioranza e del sindaco hanno caratterizzato troppo dal punto di vista politico questa mozione, hanno un po' snaturato i principi che emergevano da questa mozione, perché il bilancio partecipativo deve rappresentare un punto di arrivo, non un punto di partenza. E nonostante siano stati portati alcuni esempi in quest'aula, confronti sul microgiardino oppure la questione Bergamella degli orti, ce ne sono tanti altri. Ne cito alcuni. Innanzitutto il fatto stesso è che questa mozione arriva in consiglio 11 mesi e 20 giorni dopo. Questa le dice lunga su quanto sia la fase di ascolto di questa amministrazione e di quanto sia aperta la partecipazione della città. Porto poi il tema del mutamento delle linee urbane. Abbiamo depositato 1.200-1.300 firme, ma non c'è stato seguito. E poi ultimo, forse il più importante di tutto, rivolta, hai fatto tu le tue belle indicazioni, se permetti le faccio anch'io, ma il dato più eclatante forse è quello relativo alla istanza presentata dall'associazione di Dario Rinco, Democrazia Diretta, che ancora sono in attesa di risposte. Quindi la nostra posizione di per sé sui principi è valida, proprio perché riconosciamo che sia fondata. Diamo un voto di astensione per una mera, diciamo, per un atto di attenzione e di stima nei confronti del consigliere Nossa, proprio perché reputiamo che sia fondamentalmente centrato su una dei principi in cui crede, non demagogici. Grazie consigliere Caponi. Consigliere Rivolto, Partito Democratico. Prego. Io non farò sforare la mezzanotte per il semplice ragione che ho 3 minuti come tutti per le dichiarazioni di voto, quindi mi conterrò nei 3 minuti. Sì, sono intervenuto, consigliere Caponi, perché questa sera è stato detto che si riunirà la commissione presieduta dalla consigliera Pennasi per parlare di linee urbane e perché in questi mesi si è proseguito nel confronto. Quindi dire che non sono ascoltate queste cose è semplicemente il continuare a ripetere la stessa solfa, piuttosto noiosa e boriosa, che lei fa tutte le volte che si parla di queste cose. Perché questa sera abbiamo sospeso il Consiglio Comunale su sua richiesta per una vicenda che riguardava su una delibera che riguardava le tariffe. Abbiamo fatto la sospensione, abbiamo detto che avremmo discusso di lei e lei dice che non si ascoltano i cittadini, si è preso l'impegno di tornare in commissione e lei viene qui e ancora dice che non si ascoltano i cittadini sulla vicenda delle allora, va bene, va tutto bene, però questo è tempo perso e sono soldi e risorse dei cittadini che noi stiamo sprecando, se mi permette. Proprio sprecando per lei mettere la bandierina sul fatto che questa sera si è fatto promotore di una mail che aveva ricevuto da qualche cittadino. Quindi, appunto, la demagogia a chili e a palate. Dopodiché, consigliere Nossa, le ricordo che la scelta del colore e dell'intervento in via Carlo Marx 106 fa parte del contratto di quartiere. Se non se lo ricorda, quando si cominciò il contratto di quartiere, l'assessore allora dell'urbanistica, Demetrio Morabito, fece una serie di incontri nel quartiere per decidere su che cosa intervenire, quindi su che cosa, chiedendo ai cittadini su che cosa intervenire e che cosa fare. Quindi si scelse allora come destinare le risorse. Poi se vogliamo ci dimentichiamo di tutto e va tutto bene. Quando si incontrano i cittadini in un quartiere e si chiede quali sono le priorità per i lavori, si sceglie e si chiede ai cittadini non
di che colore fare la facciata, appunto, ma di come destinare le risorse. E quindi in quel momento si fa bilancio partecipato o partecipativo, punto. Dopodiché io credo che va bene come e voteremo a favore di questa delibera, appunto per le ragioni che ogni elemento in più che rafforza la partecipazione, poi un giorno apriamo un dibattito serio, perché è vero che le due cose non sono conflittuali, è vero che da 20 anni la politica non ha la forza di rappresentare sul serio gli interessi e le necessità dei cittadini, e più si indebolisce e più pensa di sanare il vulnus con strumenti di democrazia diretta, anziché restituire la dignità e il ruolo che la politica dovrebbe avere attraverso scelte etiche di sobrietà e di efficacia. Quindi su questo, ma questo consigliere Fagioli, lo dico col tono ovviamente perché sono in conclusione di intervento, ma perché sarebbe bello fare, anziché discussioni su come destinare l'1% di un bilancio in cui le risorse a disposizione, quelle libere veramente saranno il 5%, quindi alla fine saranno l'1% del 5%, che significa 10-20 mila euro, ecco per cui ci siamo capiti, e invece ragionare e discutere seriamente sulle ragioni per cui la partecipazione e la democrazia partecipativa o quella rappresentativa vivono, comunque la vogliamo, sia l'una che l'altra, un momento di grande difficoltà, perché nel momento in cui, personalmente, per come la vedo io, i francesi votano in massa Le Pen, non votano una scelta partecipativa, votano e fanno una scelta molto di delega autorevole e autoritaria, per come la vedo io. Poi qualcun altro non la vedrà, potrà vedere così. E a quel punto la democrazia partecipativa spazzata via. Ecco, quindi magari approfondiamo queste discussioni in una serata. Non in consiglio, così non costano i cittadini queste cose, le facciamo in un'altra occasione. Grazie al consigliere Rivolta. Prima di andare in votazione, come già previsto dal regolamento, il mio voto è di forma al mio gruppo. Quindi come dichiarazione di voto mi astengo a questa delibera. Andiamo in votazione. Ha chiesto la parola anche di Stefano. No, scusi, mi ero dimenticato di intervenire anch'io. Anche il mio voto sarà difforme da quello del mio gruppo e mi sembra che voterà contrario, io mi asterrò dalla mozione. Grazie al consigliere Di Stefano. Quindi sottopongo a votazione la mozione presentata dal consigliere Noss. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 3, astenuti 6, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Visto l'orario, direi che ormai ci vediamo lunedì prossimo, il 31, puntuali. Grazie, buonanotte a tutti.